bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arangianina e oggi andiamo a vedere insieme come si fanno i pan au chocolat, o più comunemente conosciuti come saccottini al cioccolato. Veramente delle delizie francesi, croccanti, buonissimi, cioccolatosi. E oggi andiamo a vedere insieme come li si preparano. Per questa deliziosa ricetta francese ci serviranno 500 g di farina unica nella confezione fatta apposta per le brioche con una striscetta blu, poi 280 g di latte a temperatura ambiente, 40 g di zucchero, 12 g di lievito fresco, un pizzico di sale, poi per la sfogliatura 200 g di burro e per la farcitura 200 g di cioccolato fondente. Per prima cosa prendiamo il nostro lievito, lo mettiamo in una ciotolina assieme anche allo zucchero, poi con un bel cucchiaio mescoliamo il tutto finché il lievito si inizierà a rompere per bene, lo scioglieremo ovviamente. Ok, continuiamo a mescolare, mi raccomando pigiando sempre, così il nostro lievito si polverizzerà più facilmente. Proprio così. Benissimo, ora aggiungiamo tutto il nostro latte. E continuiamo a mescolare finché non si otterrà un composto ben amalgamato. Arrivati a questo punto non ci rimane altro che mettere da parte il nostro latte con il lievito e lo zucchero. E ora prendiamo una bella ciotola di legno, ci mettiamo dentro la nostra farina. Ok, ci facciamo una bella fontana in mezzo, ossia un bel bucone. E ci mettiamo il nostro tutt'uno che abbiamo fatto prima. E iniziamo a mescolare. Ragazzi, riesco già a percepire come verrà bene il nostro impasto. Però adesso, quando vedremo che il nostro composto con il latte si starà addensando un pochino, aggiungiamo anche il nostro sale. Continuiamo a mescolare per bene. Arrivati a questo punto, togliamo il nostro impasto dalla ciotola e lo lavoriamo per bene sul nostro piano di lavoro, finché diventerà bello, liscio e omogeneo, per circa 10 minuti. Ecco qui il nostro impasto, guardate com'è venuto, bello liscio, bello morbido. Però ora lo dobbiamo mettere un secondino da parte perché prendiamo della pellicola alimentare trasparente. Ce lo mettiamo sopra, schiacciamo un pochino, esattamente come sta facendo la mia mammina. Poi lo ricopriamo per bene perché non deve passare neanche uno spiffero d'aria. Fatto ciò, lo lasciamo in frigo per circa 12 ore. Ora ci occupiamo del burro e, aiutandoci con un righello e una matita, creiamo un quadrato su un foglio di carta da forno di 20 cm x 20. Benissimo. Ora lo mettiamo da parte e ne prendiamo un altro. E ci mettiamo il nostro bel burro freddo sopra, esattamente al centro. Copriamo con il nostro foglio sopra e la parte della matita deve rimanere in fuori. Ora picchiettiamo con un mattarello molto bene e poi spingiamo il burro e successivamente lo stenderemo per bene in modo che occuperà alla perfezione tutto il nostro quadrato.
Ed ecco il nostro perfetto quadrato di burro. Ora, come potete vedere, abbiamo tolto l'eccesso di carta, ossia l'abbiamo ripiegato sul nostro foglio di carta da forno in modo che rimanga solo ed esclusivamente il quadrato, e ora mettiamo il tutto in frigo fino al momento del bisogno. Ecco il nostro impasto dopo 12 ore in cui era stato in frigo, e ora lo mettiamo su un banco spolverizzato con un po' di farina, la mettiamo anche sopra. Molto bene, ora aiutandoci con un mattarello dobbiamo creare una sfoglia di 45 cm di lunghezza per 25 di larghezza. Arrivati alle misure stabilite, ossia 25 cm di larghezza per 45 di lunghezza, prendiamo il nostro bel panetto di burro, lo togliamo dalla carta da forno. Molto bene, e ora lo appoggiamo nella parte inferiore del nostro impasto e mi raccomando, lasciate un po' di spazio ai lati, soprattutto nella parte più inferiore. Ok, dovrebbe risultare esattamente così. Ora chiudiamo con la parte superiore, proprio in questo modo, e aiutandoci con un bel mattarello chiudiamo l'eccesso che ci è rimasto in modo da chiudere alla perfezione il nostro impasto. Ora non ci rimane altro che mettere la piega alla nostra destra e continuare a stendere il nostro impasto per arrivare alle misure di 40 cm per 20. Abbiamo ripreso il nostro impasto dal frigo e ora lo spolverizziamo con sempre poca farina. Prendiamo il nostro bel mattarello e lo ristendiamo come prima 40 cm per 20. Abbiamo ripreso il nostro impasto dal frigo e l'abbiamo risteso sempre 40 cm per 20. E ora, mi raccomando, la piega deve stare dalla parte destra e lo richiudiamo la metà, sempre partendo dalla parte inferiore, togliendo la farina in eccesso. Ora la piega deve stare dalla parte destra e sempre con la nostra pellicola la copriamo per bene, in modo che non passi neanche uno spiffero d'aria, e lo lasceremo per un'altra mezz'oretta in frigo. Abbiamo tirato fuori dal frigo il nostro impasto e, come potete vedere, la piega è a destra, però anche nella parte superiore. Ora lo spolverizziamo per bene di farina e aiutandoci con un mattarello lo stendiamo sempre 40 cm per 20. Ora non ci rimane altro che piegarlo di nuovo a tre, sempre togliendo la farina in eccesso, due, molto bene, piega mi raccomando sempre dalla parte destra, e ora, appena pronta tutta la farina, lo rimetteremo in frigo per un'altra mezz'oretta. E copritelo bene, mi raccomando, perché l'aria proprio non ci deve passare. Come potete vedere, ora ci stiamo occupando della nostra cioccolata e per prima cosa tagliamo sulla parte cava della nostra tavoletta un pezzettino che a sua volta lo tagliamo ancora a metà. Ora continuiamo così finché non abbiamo finito tutte le nostre barrette. Ora non ci rimane altro che mettere le nostre tavolettine di cioccolato in frigo fino al momento del bisogno. E finalmente siamo arrivati al momento della creazione dei nostri pan au chocolat e li stendiamo 40 cm di lunghezza per 30 di larghezza.
Arrivate alle misure prestabilite, ossia 40 cm per 30, tagliamo in lunghezza e precisamente a metà il nostro bel impasto. Ora abbiamo messo le nostre barrette di cioccolato sopra l'impasto in modo da prendere le misure giuste per i nostri sacchettini e li tagliamo esattamente in questo modo. Ora è arrivato il momento proprio di fare i nostri sacchettini e come potete vedere li arrotoliamo su se stessi, li schiacciamo un pochettino e aggiungiamo subito un'altra barrettina di cioccolato. Finiamo il tutto e voilà! Ecco come sono venuti i nostri sacchettini e ricordatevi sempre che la parte finale deve sempre rimanere sotto il nostro sacchettino. Ora continuiamo con questo procedimento finché non abbiamo finito tutto il nostro cioccolato e la pasta. Con il nostro impasto sono venuti circa 10 sacchettini e mi raccomando una cosa importantissima, non mettetene più di 5 per ogni teglia. E ora li copriamo con la pellicola e li lasciamo lievitare a temperatura ambiente per 2 ore e mezza, ossia fino al raddoppio. Eccoci qua, dopo 2 ore di lievitazione, guardate come sono venuti bene i nostri sacchettini e ora li cospargiamo di una miscela fatta con un tuorlo e 3 cucchiai di latte. Poi li metteremo a forno statico 200 gradi per 15-20 minuti, ossia fino alla doratura. Ok ragazzi, guardate come sono venuti bene i nostri sacchettini e pensare che sono appena sfornati. E guardiamo alcune caratteristiche insieme. Allora, intanto notiamo che hanno delle sfogliature bellissime. Poi hanno un colore dorato che fa impazzire. E sicuramente saranno deliziosi e adesso li assaggiamo insieme. Mamma mia che buoni! Croccanti, sfogliati al punto giusto, proprio buonissimi, morbidi. Poi c'è questo cioccolato. È la fine del mondo, è buonissimo, si scioglie in bocca. Insomma, veramente un dolce da provare. Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e noi vi aspettiamo numerosissimi nella prossima puntata. Tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia. E noi vi auguriamo una splendida giornata a tutti. Ciao ragazzi!